Finalmente si è raggiunto un accordo fra l'amministrazione comunale e la Turris. Cosa comporta? Comporta che da oggi la società Turris è affidataria in convenzione dello stadio. Praticamente tutte quelle perplessità che fino a qualche giorno fa allignavano in città, da oggi possiamo dire di aver messo un punto di partenza per un rapporto sicuramente di collaborazione che c'era, però non era stato ancora suggellato, sarei dire. Sono appena reduce da questo momento con i dirigenti e con il dirigente dell'ufficio sport, che mi sento di ringraziare in prima persona per il lavoro che ha svolto. Il dottor Gennaro Russo è stato di una precisione e di una puntualità che oserei dire va presa ad esempio. Ripeto e sottolineo, ha fatto un lavoro che ha stretto in pochi giorni cose che solitamente ci vogliono mesi e mesi e non anni. Ringrazio anche il sindaco per aver sollecitato più volte questo momento. Quello che mi resta di augurare alla città, buon divertimento con una grande Turris. Quindi il Liguori è al sicuro? Lo era sempre stato al sicuro, soltanto che fino a ieri a gestire la struttura era l'amministrazione comunale, con tutte le difficoltà che non sto qui a raccontare, e oggi la società Turris si occuperà della cura e della gestione della struttura. La convenzione è per un anno e ci stiamo organizzando già per il bando di gara per 6 anni, che poi sarà affidato a chi vincerà la gara.